In Israele il governo aumenta le restrizioni e minaccia il lockdown a settembre, ma non doveva essere il paese ad uscire fuori per primo dalla crisi grazie alla sua efficiente campagna vaccinale? Secondo il Comitato Nazionale di Bioetica, gli adolescenti hanno il diritto di vaccinarsi anche senza il consenso dei genitori. Ma è davvero così? Il 2 agosto 2020 un'esplosione devastava la città di Beirut in Libano. Dopo un anno il paese è ancora in ginocchio. Facebook lancia il progetto Metaverso, una realtà digitale parallela dove le persone potranno incontrarsi e svolgere qualsiasi tipo di attività. Ben ritrovati a tutti con questa nuova edizione del TG di BioBlu 24. Allora, come avete sentito dai titoli, partiamo subito da Israele, perché Israele è uno dei paesi con la più alta percentuale di popolazione vaccinata, ma nonostante questo continuiamo a sentire notizie sull'aumento dei contagi. E proprio per questo aumento il governo ha deciso di inasprire nuovamente le misure restrittive, annunciando anche un prossimo lockdown per il mese di settembre, questo nonostante Israele ci sia stato sempre presentato dai media generalisti appunto come il paese che sarebbe dovuto uscire per primo da questa emergenza sanitaria. Sentiamo tutti i dettagli nel servizio di Francesco Capo. Doveva essere il paese modello, quello che grazie alla sua efficiente campagna di vaccinazione di massa sarebbe uscito fuori per primo dalla crisi. E invece annuncia nuove restrizioni e la possibilità che a settembre torni in lockdown. Stiamo parlando di Israele, che ripristinerà un sistema completo di passaporto Covid, la cosiddetta tessera verde, istituita nel febbraio 2021, disponibile per persone completamente vaccinate, guarite o che si sono sottoposte a un test Covid nelle 72 ore precedenti. A partire dal prossimo 8 agosto, tale tessera digitale in formato codice QR sarà obbligatoria per entrare in luoghi al chiuso come palestre, cinema, teatri, bar, ristoranti e hotels, indipendentemente dal numero di persone presenti. Dal 1 giugno scorso le misure erano state allentate prevedendo la necessità del pass solo per accedere a raduni o luoghi al chiuso con più di 100 persone. Dal 20 agosto il passaporto Covid sarà obbligatorio anche per bambini sotto i 12 anni. Torna anche l'obbligo di indossare la mascherina all'aperto. Gli uffici pubblici lavoreranno solo con il 50% del personale in presenza e anche il settore privato sarà incoraggiato a prendere medesimi provvedimenti. Lunedì 2 agosto il paese ha registrato più di 3.800 nuovi casi nelle 24 ore precedenti, numeri che non si avevano dall'inizio del marzo scorso. La curva dei contagi è in costante aumento dal giugno scorso, nonostante Israele sia uno dei paesi con più vaccinati al mondo. Quasi il 60% della popolazione ha ricevuto una doppia dose di vaccino e il 64% la prima. A preoccupare è sempre la variante Delta. L'epidemia di Delta è estremamente contagiosa e si sta diffondendo in tutto il mondo, ha detto il primo ministro Naftali Bennett. La soluzione è prospettata dal governo? Evitate la folla e vaccinatevi ora, altrimenti non ci sarà altra scelta che imporre altre restrizioni più severe, incluso il lockdown, ha aggiunto il primo ministro. La possibilità di un nuovo lockdown a settembre durante le feste ebraiche è stata prospettata anche dal ministro della difesa Benny Gantz. Lo spettro di una nuova serrata generale è quindi usato come minaccia per spingere ancora di più la campagna di vaccinazione. La diffusione delle varianti in Israele sembrerebbe confermare la tesi avanzata da molti virologi in tutto il mondo, come Luc Montagnier, Didier Raoult e Pietro Luigi Garavelli, secondo cui vaccinare nel corso di un'epidemia determina la produzione di mutazioni del virus che si adatta alla situazione esistente. Inoltre l'efficacia dei lockdown e delle misure restrittive è ancora tutta da dimostrare. Anzi, diversi studi, ad esempio quello condotto dall'Università di Stanford, hanno dimostrato che sarebbero addirittura dannosi, perché riduzione dei contagi possono ottenersi anche senza misure restrittive. Una conferma pratica arriva infatti dal Regno Unito, un paese dove è molto diffusa la variante Delta e con un tasso di vaccinati molto elevato, proprio come Israele. Da quando il premier Boris Johnson ha annunciato l'allentamento delle restrizioni, il numero dei contagi è sceso drasticamente. Allora, noi restiamo sempre in tema di Covid e vaccinazioni e in particolare vogliamo sottolineare che alcuni giorni fa il Comitato Nazionale di Bioetica ha pubblicato un documento relativo all'autodeterminazione
per gli adolescenti nella scelta della vaccinazione, quindi se sottoporsi o meno alla vaccinazione. Questo cosa significa? Significa che, secondo il Comitato Nazionale di Bioetica, gli adolescenti, quindi gli under 18, i minorenni, possono decidere autonomamente, quindi anche senza il consenso dei genitori, se sottoporsi o meno alla vaccinazione. Ovviamente noi ci chiediamo se questo abbia un senso, abbia una ragione anche da un punto di vista medico-scientifico, anche alla luce di come altri stati come la Germania e la Gran Bretagna abbiano di fatto scoraggiato la vaccinazione sotto i 18 anni. E appunto sentiamo il servizio e i dettagli di tutto questo nel servizio di Miriam Gualandi, con anche un estratto della dottoressa Barbara Balanzoni. Sentiamolo. Sui vaccini decidono gli adolescenti e non i genitori. Questa è la posizione espressa dal Comitato Nazionale di Bioetica in un documento pubblicato nei giorni scorsi dal titolo Vaccini e adolescenti. Nel documento si legge che laddove la volontà del grande minore di vaccinarsi fosse in contrasto con quella dei genitori, il Comitato ritiene che l'adolescente debba essere ascoltato da personale medico con competenze pediatriche e che la sua volontà debba prevalere, in quanto coincide con il migliore interesse della sua salute psicofisica e della salute pubblica. Nel documento non si fa menzione al fatto che i vaccinati possono comunque essere vettore di trasmissione virale e si sorvola sugli effetti avversi, sostenendo che quando si sono presentati si sono risolti velocemente. Non vengono menzionati neanche i casi in cui il giovane è deceduto poche ore dopo la somministrazione del vaccino, né l'insorgenza ormai ampiamente documentata di miocardite e pericardite in soggetti sani. Ancora più grave è il fatto che si utilizzi il Green Pass per sostenere la validità dei vaccini e soprattutto l'autodeterminazione dell'adolescente. Attraverso il Green Pass, si legge nel documento, gli adolescenti vaccinati possono avere maggiore libertà di movimento e di riunione. Qui veniamo ad un punto molto importante, che ci chiediamo quanto sia determinante nelle decisioni di un giovane e che un comitato di bioetica dovrebbe tenere ben presente. In questo clima di odio sociale e discriminazione, quanto è libera la scelta di vaccinarsi, soprattutto per una mente in formazione come quella di un adolescente? Quanto è veicolata invece dal desiderio di non restare escluso dalla vita sociale? La nostra epoca è quella della lotta al bullismo e all'isolamento da social. Eppure le ultime disposizioni sembrano puntare proprio a creare un clima isolante e bullizzante, dove non avere il certificato verde significa automaticamente essere diverso e in un certo senso sbagliato nei confronti della società. Una forzatura inutile e dannosa se pensiamo che i giovani sono i soggetti meno a rischio ospedalizzazione per Covid-19. Al di là della posizione del Comitato Nazionale di Bioetica, la questione è molto più delicata e non può essere ridotta a titoloni per attirare l'attenzione. Non fanno testo neanche i precedenti citati da alcune testate di minori che, dopo essersi rivolti a un avvocato, hanno ottenuto il permesso di vaccinarsi. In tutti i casi, infatti, almeno uno dei genitori era favorevole alla vaccinazione. Qual è infatti il medico o il giudice che si prenderebbe la responsabilità, in assenza di una normativa specifica, di vaccinare un minore senza il consenso di almeno uno dei genitori? È anche quanto si è domandata la dottoressa Barbara Balanzoni in un video pubblicato sui suoi canali social. Una delle domande che più frequentemente i miei colleghi medici mi hanno fatto, quando ancora mi illudevo di poter così condividere un po' il diritto e l'esperienza processuale che avevo con loro, era la questione: chi deve firmare il consenso informato per il minore? E non, di qualunque argomento si parlasse, si finiva a parlare di questo consenso informato, e quando si andava a finire su consenso informato si andava a finire su quanti genitori devono firmare, se uno o due. Improvvisamente, su una questione così, peraltro sperimentale, cadono tutti i dubbi. Siamo alla riscrittura del diritto privato. Quindi chi ha studiato sul Trabucchi, chi ha studiato sui testi sacri, sul Bianca, chi ha preparato concorsi in magistratura studiando notte e giorno sui trattati di diritto civile, deve dimenticare tutto, perché abbiamo superato anche i confini e le frontiere che pensavamo di non poter superare. E chi lo ha fatto? Le sezioni unite della Cassazione civile? No! Una legge? Un regolamento dell'Unione Europea? No! L'ha fatto il Comitato di Bioetica. Valore giuridico zero. Secondo voi, medici vaccinatori, in presenza di due genitori contrari che non firmano il consenso informato,
E considerato che il consenso di un minore, la firma di un minore è più o meno carta straccia, voi siete tutelati oppure no? E quel consenso è valido oppure no? No. Perché il figlio minorenne non ha la capacità giuridica. Entrerà in vigore nei prossimi giorni appunto il Green Pass come strumento allargato per poter accedere in determinati luoghi. Nonostante non sia ancora entrato in vigore, però il governo sta già predisponendo una norma che allargherà ulteriormente l'utilizzo del Green Pass. La cabina di regia, questa fantomatica entità di cui sentiamo parlare da un anno e mezzo a questa parte, si riunirà infatti proprio su questo punto nei prossimi giorni. Tra le varie ipotesi sul piatto spicca infatti quella dell'introduzione del Green Pass obbligatorio per tutto il corpo docenti a partire da settembre. Gli insegnanti, per poter accedere all'interno degli istituti scolastici, dovranno quindi dimostrare l'avvenuta vaccinazione contro il Covid, la guarigione dalla malattia oppure un tampone con esito negativo. Ci sono tuttavia diverse criticità rispetto a questo scenario, tenuto conto che esiste un'importante minoranza di docenti che non ha intenzione al momento di sottoporsi alla vaccinazione. Si parla di un 15-20% del totale, che rappresenterebbero quindi almeno 130.000 insegnanti. Una cifra elevata che la scuola non si può permettere di perdere da un giorno all'altro, come accadrebbe con l'introduzione del Green Pass. Secondo però il ministro dell'istruzione Bianchi, lascia passare sarebbe la garanzia per riprendere da settembre con le lezioni in presenza. Resta poi sempre però aperta l'ipotesi che in autunno il Green Pass possa essere poi allargato anche a tutti gli studenti. Resta però il fatto che ad oggi la vaccinazione contro il Covid in Italia non è autorizzata sotto i 12 anni di età, mentre in altri paesi come Germania, Gran Bretagna, Belgio e Irlanda è stata addirittura sconsigliata anche agli under 18. E sull'ipotesi dell'introduzione di un'obbligatorietà dell'utilizzo del Green Pass per il corpo docenti abbiamo sentito il parere di Enzo Pennetta, biologo e appunto docente. Sentiamolo. La posizione di un Green Pass per la scuola appare come un modo per forzare la vaccinazione. Sappiamo che la scuola è uno dei luoghi in cui ci sono stati meno problemi per tutto il tempo. Tutto l'anno scorso non ricordiamo i grandi focolai scoppiati nelle scuole. Nelle scuole si mantengono con grande precisione, con grande attenzione le misure di sicurezza indicate. Per cui adesso andare a proporre appunto un Green Pass, che chiaramente non è ancora un obbligo vaccinale perché c'è il tampone, ma è una misura del tutto superflua. Credo che andare a diciamo, migliorare una situazione che già va bene, che non ha dato nessun problema, ha proprio questo aspetto, cioè diventa una specie di gusto all'imposizione fine a se stessa, non ha assolutamente alcun valore pratico, alcun valore sanitario. Mi sembra che tutte queste misure che si vanno imponendo, come in mezzo all'estate appunto il periodo di minimo contagio, di minimi problemi epidemici, questa idea del Green Pass sia un puro esercizio di autorità. Questo appare appunto come una pressione, perché chiaramente l'obiettivo è arrivare alla vaccinazione non obbligatoria, perché questa prevederebbe l'indennizzo da parte dello Stato in caso di reazione avversa, ma una vaccinazione non obbligatoria, ma coatta, insomma, si è spinti a farla firmando una liberatoria, ma non risulta obbligatoria. Ecco, credo che questa sia un po' l'idea che c'è dietro tutto questo. E continuiamo appunto a parlare di Green Pass, perché da venerdì diventerà obbligatorio possederlo per entrare in diversi luoghi, tra cui i ristoranti al chiuso. C'è però chi non accetterà questo tipo di imposizione, ci sono già diversi gli imprenditori che hanno detto che non accetteranno di fare i controllori e di controllare se i clienti saranno in possesso del Green Pass. Noi abbiamo raccolto la testimonianza di uno di questi ristoratori, Stefano Marazzato, titolare del ristorante Don Lisander di Milano. Sentiamolo. Io posso parlare per me, per qualche altro ristoratore che conosco, che si è dichiarato assolutamente contrario al Green Pass, che è una parola inappropriata, nonché inglese, perché significa lascia passare governativo per accedere a determinate attività.
la trovo profondamente ingiusta, la trovo profondamente anticostituzionale, ma in primis la troviamo assolutamente discriminatoria nei confronti di alcune attività, e vedi il caso che ancora una volta sono bar e ristoranti, che sono stati colpiti duramente l'anno scorso, rispetto ad altre attività che invece appunto non avranno questo tipo di richiesta, o il cliente non deve esibire il Green Pass, quindi lascia passare. Per cui l'anno scorso hanno chiuso solo alcune attività e altre le ha lasciate aperte, e la stessa cosa stanno facendo adesso. Cioè c'è la volontà di colpire una categoria specifica di lavoratori, e questo è assolutamente inaccettabile. Cioè, da quello che sento, da quello che leggo, sembra che alle mense aziendali non sia richiesto, al ristorante sarà richiesto. Spiegatemi voi la differenza tra stare al chiuso in un ristorante e stare al chiuso in una mensa aziendale. Stare al chiuso in una metropolitana, dove in orari di grande affluenza le distanze non sono minimamente rispettate, e stare al chiuso in un ristorante. Quindi queste contraddizioni evidenziano evidentemente la assoluta imprecisione, superficialità e anche inadeguatezza di questa misura restrittiva. Io sono fermamente deciso a non chiedere il Green Pass, il lascia passare. La specificità del mio lavoro non è quella di fare il poliziotto o il controllore. È passato un anno, era il 2 agosto 2020, dall'esplosione occorsa nel porto di Beirut, che ha causato 200 morti e circa 2.000 feriti. Ad un anno di distanza però da quell'evento ancora non si conoscono le ragioni che hanno portato a quell'esplosione. Sentiamo però tutte le novità nel servizio di Edoardo Gagliardi. Sembrava un giorno come tanti nell'estate di Beirut, la capitale del Libano. La giornata si apprestava a terminare quando alle 18.08 del 4 agosto del 2020 quasi l'intera area portuale della città salta in aria. Un'esplosione colossale che provoca oltre 200 vittime e 2.000 feriti. L'esplosione è così forte che viene udita fino a 20 km di distanza. È stata causata dalla detonazione di 2.750 tonnellate di nitrato di ammonio, rimaste probabilmente incustodite per anni in un magazzino del porto. Ma non è l'unica versione dei fatti a circolare, si parla anche di terrorismo, oppure di una bomba messa da qualche servizio segreto di paesi non proprio amici del Libano. Il paese dei Cedri è stato infatti colpito da una sanguinosa guerra dal 1975 al 1990 che ha provocato la morte di oltre 150.000 persone. Nonostante il lungo periodo bellico, la capitale Beirut è sempre rimasta un centro politico, economico e culturale di primaria importanza per il Libano. Un centro che negli ultimi anni sembrava aver trovato la pace necessaria. L'esplosione di un anno fa ha costretto 300.000 persone a lasciare le loro abitazioni e ad oggi si trovano ancora frammenti provocati dalla deflagrazione sparsi per la città. Sono spesso i bambini a trovarle mentre giocano tra le costruzioni ancora da ristrutturare. Fadi Savan, il primo giudice a indagare sull'esplosione lo scorso dicembre, ha accusato di negligenza e incuria il primo ministro uscente Hassan Diab e tre ex ministri. A febbraio è stato rimosso e il dossier è passato nelle mani di Tarek Bitar, che un mese fa ha aperto un fascicolo contro 9 personalità ai vertici delle istituzioni e dei servizi di sicurezza del paese, indicate come presunti corresponsabili del disastro. Accuse di negligenza verso le autorità libanesi arrivano anche da Amnesty International, che in un comunicato spiegano: le autorità libanesi hanno trascorso l'ultimo anno ostacolando spudoratamente la ricerca della verità e della giustizia per le vittime della catastrofica esplosione del porto di Beirut. Documenti ufficiali, spiega Lynn Malouf, vice direttore per il Medio Oriente e il Nord Africa di Amnesty International, indicano che le autorità doganali, militari e di sicurezza libanesi, nonché la magistratura, avevano avvertito i governi della pericolosa scorta di sostanze chimiche esplosive nel porto in almeno 10 occasioni negli ultimi 6 anni. Ma non è stata intrapresa alcuna azione. E allora un'esplosione che sembra un incidente potrebbe assumere i contorni molto più oscuri di una vicenda in cui il potere politico e militare si intrecciano sullo sfondo di un paese che sembra non trovare tranquillità.
Se l'indagine per accertare la verità dei fatti è ancora lenta, il Libano è stato colpito da una crisi economica senza precedenti che l'esplosione del 4 agosto 2020 insieme al Covid-19 hanno contribuito ad acuire. Si chiama Metaverso ed è il nuovo progetto pensato da Mark Zuckerberg per aumentare il potere di Facebook. Si tratta in sostanza di un universo virtuale parallelo dove gli utenti potranno incontrarsi e svolgere tutta una serie di attività come se fosse la vita quotidiana in pratica. Sentiamo tutti i dettagli in questo servizio. Le restrizioni che stiamo vivendo da oltre un anno e mezzo hanno contribuito al progressivo spostamento delle nostre relazioni sociali da una dimensione reale e concreta ad un'altra sempre più digitale. Chiusi in casa siamo stati così costretti a trasferire online gli incontri, le riunioni e perfino in alcuni casi i pranzi e le cene. Cambiamenti che sono stati colti repentinamente dalle grandi multinazionali del Big Tech, Amazon, Netflix e le multinazionali del delivery, hanno sfruttato la digitalizzazione della vita sociale, incrementando a dismisura i profitti. E adesso Facebook sembra essere entrata in campo per spingere verso un'ulteriore digitalizzazione della vita delle persone. Si tratta del metaverso. Si tratterebbe del trasporto dell'utente in un mondo digitale parallelo a quello reale. Non parliamo di essere presenti su internet, ma di essere presenti di persona in spazi digitali, ha precisato il patron di Facebook, Mark Zuckerberg, aggiungendo che Facebook nei prossimi anni passerà dall'essere una social media company ad una metaverse company. In sostanza, la multinazionale di Zuckerberg avrebbe intenzione di rendere sempre più commerciali e vendibili i visori VR Oculus, sui quali Facebook aveva investito 2 miliardi di dollari nel 2014. L'obiettivo è che pressoché tutti gli utenti di Facebook arrivino a possederli per poter così accedere ad un nuovo spazio digitale. Uno spazio parallelo alla realtà dove le persone si incontreranno con la possibilità di annullare così le distanze fisiche sia nel lavoro che nell'istruzione e nello svago. E anche le attività economiche faranno quindi pienamente parte del metaverso e su questo Facebook potrebbe così aumentare ulteriormente il proprio potere. Queste attività economiche digitali in un mondo parallelo avranno necessità di essere gestite con una moneta che farebbe esclusivamente parte del metaverso di Facebook. Zuckerberg avrebbe così l'opportunità di riciclare il progetto Libra, divenuto poi Diem nel corso degli ultimi mesi. La criptovaluta creata e gestita da Facebook, che era stata però immediatamente bocciata da tutte le principali istituzioni bancarie e finanziarie del mondo. Il metaverso darebbe così a Zuckerberg le chiavi per ottenere il monopolio della moneta nel nuovo universo digitale. Come spesso accade, questi balzi tecnologici trovano le loro radici all'interno di opere letterarie e cinematografiche un tempo ritenute distopiche. Il metaverso è infatti un concetto che ha trovato spazio per la prima volta nel romanzo Snow Crash di Neal Stephenson. Nel libro si parlava di una realtà virtuale 3D dove si viene rappresentati in 3 dimensioni dal proprio avatar che consente di camminare liberamente tra bar e negozi. Facebook sembra così aver attinto a piene mani dal romanzo per sviluppare la propria idea commerciale, senza però riflettere sul fatto che l'opera letteraria intendesse così rappresentare un futuro negativo e non auspicabile per l'essere umano. E sono tuttavia molte altre le similitudini tra Snow Crash e la realtà attuale. Nel romanzo ci sono corporation talmente potenti che controllano anche parti del territorio a discapito dello Stato e ci sono fattorini costretti a sfrecciare nelle strade per consegnare pizze entro il tempo stabilito dalla multinazionale. Il metaverso potrebbe quindi essere l'ultima tappa del mondo perfetto per le multinazionali, dove le persone saranno costrette a rimanere a casa, isolate dal resto del mondo, completamente assuefatte dalla realtà virtuale. Bene, siamo giunti al termine di questa edizione del telegiornale. Io vi ricordo che potete seguire tutti gli appuntamenti, le interviste, tutti gli aggiornamenti di BioBlu sul canale 262 del Digitale Terrestre. Grazie per essere stati con noi.